Buonasera e bentornati alla seconda edizione del TG Cannuccia. Finalmente il jackpot è stato azzeccato. Le ultime indiscrezioni dicono che il fortunato vincitore si trova nel comune di Rocca Cannuccia, nella ricevitoria Sani di Mente. Parola alla mia collega Anna. Grazie Camilla, ma adesso passiamo la linea ai nostri inviati che sono lì sul posto. Forza, Pastore Tedesco! Buonasera, buonasera signori, buonasera. Siamo qui a Rocca Cannuccia, grazie dallo studio per la linea. Siamo a Rocca Cannuccia perché abbiamo saputo che qui c'è stata... Perché qui a Rocca Cannuccia c'è stata la vincita del jackpot del 6. Andiamo subito nella ricevitoria dove è accaduto il fatto. La ricevitoria Tedesco, finiscila Tedesco! Nella ricevitoria... Sani di mente, forza, andiamo a intervistare subito la fortunata. Buonasera signora, buonasera. Signora, per favore, ci siete. È vero che in questa ricevitoria è stato fatto il 6? Sì, il jackpot è stato qui. Bene, molto bene, ma ci dica la verità, forza. Ci può dire qualche indizio su chi è stato? Guardi, io non lo so, però so solo una cosa. Che uno tra di loro. È uno di loro. Forza Tedesco, andiamo a intervistare, forza Tedesco, forza Tedesco. Signora, per favore, 3 giorni ed è tutto finito. Signora, per favore. 3 giorni, signora. Deve aspettare poco, per favore. Qui c'è una persona che vuole... Per favore, Tedesco, io so che tu... Qui c'è una persona che vuole parlare. Può essere lei il vincitore, può essere lei? Amici ascoltatori, ma non vedi che io sono un uccello? Mi cadi proprio sul pisello. Intervista gli altri che io sono un uccello. Ha ragione, ha ragione. Continuiamo a intervistare le persone sedute al bar, ecco. Tedesco, c'è una persona qui seduta che mi sembra un pompiere, mi sembra, l'abbigliamento è lui. Buonasera, potrebbe essere lei uno dei vincitori, buonasera. Forza, è lei? Ha vinto lei? Cosa mi dici? Pensi a fare il suo lavoro, io sono più in incognito, vada via. Di poche parole, signore. Continuiamo a intervistare le persone. Signorina, ce l'ha una calmante sottosupposta per la signora? Grazie, grazie. Inseriscila, grazie, inseriscila. Perfetto. Continuiamo, Tedesco. Buonasera, buonasera. Sa che il sesto fatto qua. Potrebbe essere lei uno dei vincitori. Che schifo. Sicuramente non è la schedina vincente, ma è la schedina più fetente, signori. Che schifo. Continuiamo. Buonasera, buonasera, signori. Lei che non parla, per esclusione, dovrebbe aver vinto lei, per esclusione. Buonasera. Ha vinto lei? Ha fatto il 6? No. Come no? Non ho vinto, vi vinto io. E chi ha vinto? Ci deve qualcosa. Ha vinto la. Ti fermi. Che nessuno esca da qui. No, andi, Tedesco. Un uccellino ha cantato. No, a Carinta, in mezzo a ste pugni deficienti, c'è vincitore. Chi è stato? Eh? Io voglio solo la piccola parte. Sono il 180% della vita. Attenzione signore, attenzione! Attenzione signore! Qua è intervenuto un minacciatore, quindi sotto minaccia forse scopriremo chi ha vinto il jackpot. Buonasera minacciatore, buonasera, piacere. Lei sembra una persona molto colta, laureata, sì, sicuramente, sa il fatto suo, ma si presenti, come si chiama? Io sono Salvatore Sabbia, Boro Vittano, e per gli amici, Totorrino. Ha qualche problema? Ha qualcosa da dichiarare? Che c'è? Non è bastato? Non si spaventa? Ah? Io sono stupido di rotto! Ha visto la bastone? Tu fai i lassi coppi! Insomma! Tu non riuscirai a portar via il jackpot di questa gente! Sì! E te lo impedirò con tutte le forze! Riprendi Tedesco! Signori, è avvenuto un omicidio nella ricevitoria! Io so chi ha vinto! Ha vinto altro che sai di mente,
calda, malata su. Quando me ne va? Quando mi fici, zitto! La schedina ora mi piglio io! Tutti sono... Ho avuto sogno questa situazione lavori! No, tutta mia! Tutta mia che sta! Non ne sei qua! Mi ne vai, solo mi ne vai! Bastardo! Almeno c'era una storia. Allora.